Benvenuto o benvenuta in un nuovissimo video. Quest'oggi sei sempre in compagnia di Mattia. Anif. Hello everyone. Hello, how you doing? Quest'oggi, come potete vedere qui sullo sfondo, siamo qui nel Mare dei Caraibi, in un posto qui isolato. Talmente isolato che è appena arrivata la polizia, perché siamo qui con la nostra jeep che abbiamo noleggiato qui sull'isola messicana. È arrivata la polizia che ha fatto un controllo, gli ho detto, ho fatto così. E lui mi ha detto, fatto così con il pollice, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, registriamo questo video per farti capire, per insegnarti quali sono i primi passi pratici per imparare il vero inglese che ti serve per viaggiare. Absolutely. So how can you learn the real English for traveling for your holidays? The number one first step you must take is learn focus on fixed phrases and expressions and questions. Okay? Assolutamente, quindi devi cominciare a imparare i vocaboli e le espressioni che si utilizzano quando sei all'estero, per esempio in aeroporto, al ristorante, quando fai il check-in nell'hotel, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi delle espressioni sempre verdi che ti servono per riuscire a conversare in inglese e anche per capirlo, perché in prima analisi devi capire l'inglese, capire quello che magari gli altri turisti ti stanno dicendo, capire quello che ti dicono dall'aeroporto, eccetera, eccetera, e di conseguenza riuscire a rispondere senza sentirti impacciato. Yeah, so as we have definitely discovered, and I'm sure you do too, when you are on holiday, it is the same language, the same questions all the time. For example, at the airport, specific phrases, expressions, questions you might hear or say are, where is my gate? Dov'è il gate? Can I have your passport? Posso avere il tuo passaporto? Here you have. Yeah, or here you go here as you well. Go. Where is your boarding pass? Ok, dov'è il tuo boarding pass? I don't remember. Come si dice in italiano boarding pass? Il ticket, no? The ticket, yeah. Il biglietto aereo. Yeah. When you come onto the aeroplane, welcome aboard. Ok, when they welcome you. That you understand that. Or, you know... No, ma qual è il punto che vogliamo dirti in questo video importantissimo? È che non devi conoscere tutto il dizionario inglese, non devi conoscere mille regole grammaticali, soprattutto per l'argomento specifico del viaggio. Le domande sono sempre quelle, le risposte che devi dare sono sempre quelle, le conversazioni che si fanno all'estero magari con altri turisti, così per fare una chiacchierata con altre persone, sono sempre le stesse cose che si dicono. Quindi questo è il grande vantaggio. È per questo motivo che se tu hai l'obiettivo, se a te piace viaggiare, se sei una persona, se sei un amante dei viaggi come noi, adesso siamo qui in Messico, adesso che stiamo registrando qui a metà marzo questo video, stiamo facendo questo video qui dal Messico, poi andremo in Olanda, poi ritorneremo in Italia, noi comunque viviamo a Tenerife, quindi noi viviamo all'estero e viaggiamo molto. Quindi se anche te sei una persona a cui piace viaggiare, devi capire che imparare l'inglese per questo argomento specifico è molto più semplice rispetto a impararlo in generale, magari per lavoro. Yeah, you want those specific phrases. If you do anything, is you learn, you focus your attention on those specific phrases, specific questions. Like in a restaurant, what do you say? Can I have the menu? Posso avere il menu? Where is the bathroom? Dov'è il bagno? Can I have the bill? Posso avere il conto? There's nothing more than that, you know, or maybe here is important, well, we're in a Spanish speaking place, but spicy, you know, or salt, pepper, a drink, ice. This vocabulary is enough. That's what you focus on.
Assolutamente. E qui ci sono due categorie di persone, per esempio. Una butterfly, una farfalla. Big mia, one. Mia prima, bellissima. Ci sono due categorie di persone che stanno guardando questo video. I principianti, coloro che partono da zero e non riescono ancora bene a ingranare, a imparare questa fantastica lingua. E per loro, appunto, la prima cosa che devi focalizzarti sono i vocaboli e le espressioni sempre verdi. E noi, appunto, ti insegniamo come fare nel nuovo corso L'inglese in viaggio. E le persone che invece sono magari a un livello intermedio, che conoscono questa espressione, che magari se la cavano quando sono all'estero, anche per voi dovete comunque aumentare il vostro vocabolario, essere più sicuri di voi stessi, cioè c'è sempre da imparare. Quindi per favore non ditemi e non pensate, Mattia, io in qualche modo me la sono sempre cavata. Mattia, ma io l'inglese bene o male lo so, qualche frase, qualche parola, qualche vocabolo lo so. Cioè, ragazzi, io continuo a imparare ogni giorno cose nuove, continuo a migliorare il mio inglese ogni giorno, quindi per favore non venitemi a dire che voi siete già dei maestri, avete già un livello sufficiente per riuscire a viaggiare con competenza l'inglese. Quindi un minimo di umiltà, per favore, e accettiamo il fatto che siamo qui tutti per imparare e per migliorare qualsiasi sia il tuo livello. Quindi se parti da zero o se sei a un livello intermedio, comunque c'è sempre il potenziale di migliorare e migliorare sempre di più. Even here with us, yeah, whilst even now on a regular basis, of course Mattia has a great level, but I always help him. Even last night we were walking along, I said, oh, in English you can say the former or the latter. Certo, al mio livello adesso sono più dettagli, più parole difficili, anche per me da ricordare in realtà, espressioni più forbite, più ricercate, quindi sì, io ovviamente lo so parlare benissimo l'inglese, però anch'io ogni giorno miglioro. Quindi sì. E a questo proposito, perché stiamo facendo questo video? Perché abbiamo appena rilasciato il nuovo corso L'inglese in viaggio, dove appunto troverai tutte queste informazioni, tutti i vocaboli, tutte le espressioni da utilizzare in viaggio in qualsiasi circostanza. E chi meglio di noi può insegnarti l'inglese pratico, l'inglese che ti serve quando sei in viaggio? Cioè davvero, chi meglio di noi? Cioè noi viviamo all'estero, viaggiamo tantissimo, siamo a marzo, abbiamo già fatto quanti viaggi? How many trips have we done until now, March? Siamo stati, noi stessi viviamo a Tenerife, siamo stati in Portogallo, siamo stati in Spagna, Madrid in Spain, siamo stati in Italia, conosciamo davvero tantissimo, cioè i nostri amici sono americani, questa mattina abbiamo parlato con dei australiani, la tipa dell'Airbnb è metà messicana, metà Mexican and American. And we only this morning we were speaking about languages and how brilliantly she speaks Spanish and English. You know? It's crazy. Yeah. E appunto quando tu saprai l'inglese potrai parlare con più persone, puoi rendere la tua avventura all'estero più interessante. Puoi conoscere più persone, puoi fare tantissime cose, non solamente per il viaggio ovviamente, ma anche nella tua vita privata come soddisfazione personale, perché sei anche capace tutti di andare all'estero a parlare un po' l'italiano, dire qualche parola. Sì, va bene, ma vogliamo per favore aumentare un po' il nostro livello. Poi se non vi interessa va benissimo così, ma se siete motivati, se siete persone ambiziosi, è un'ottima scelta accedere al nostro corso che vi spiega esattamente tutto passo a passo. Quindi se sei interessato, fino a lunedì 21 marzo puoi approfittare dell'offerta messicana, l'abbiamo chiamata così in un modo divertente, per accedere al nostro nuovo corso L'inglese in viaggio specifico per le tue vacanze all'estero. Qui nella descrizione, nei commenti, trovi il link per accedere all'offerta e noi ti consigliamo di approfittarne. Absolutely. And what I would say as well is you might think, okay, but with coronavirus I'm not traveling yet. I'm not going on a family holiday until summer maybe or winter. Well, guess what? Now is a perfect time to learn those phrases, those expressions, ready. So when you go on holiday, absolutely, you're the person that speaks English. You feel confident. You feel in control. Because guess what? You are one step ahead. So now is the time to take action. Okay. Sì, quindi adesso è il momento di approfittarne, anche se magari le frontiere sono chiuse o c'è difficoltà a viaggiare, che in realtà non è vero, noi stessi siamo qui in Messico, cioè le persone che mi dicono, Mattia, ma adesso c'è la pandemia, non si può viaggiare di qua, di là, di su, di giù, cioè noi siamo qui un mese in Messico, ritorniamo a Tenerife, poi andiamo in Olanda, ritorniamo in Italia, cioè
Sono tutte scuse in buona parte, però capisco anche la situazione. Quindi se tu mi dici ok, io non voglio viaggiare o non ho possibilità adesso, va benissimo, puoi approfittare adesso dell'offerta, accedere al corso, cominciare a studiare, cominciare a migliorare il tuo inglese per poi diventare capace ed essere pronto quando viaggerai, perché non è che siamo rinchiusi in casa per sempre, è solo una cosa temporanea. Quindi sicuramente ritorneremo tutti a viaggiare e il mio consiglio è quello di trovarsi preparati per appunto riuscire a vivere un'avventura più interessante. Yeah, absolutely. And when does it finish? L'offerta finisce on Monday 21st, quindi lunedì 21 marzo, mezzanotte, ora italiana, finisce l'offerta, quindi basta cliccare sul link qui sotto e scegliere il pacchetto più adatto alle tue ambizioni. Se hai dei dubbi o delle domande ci puoi scrivere direttamente su WhatsApp, trovi sempre il numero qui in descrizione, oppure prenotare una chiamata direttamente con me. Quindi mi spieghi la tua situazione e ti dico qual è il pacchetto completo più adatto alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. So that's it for today. Yeah, if you've made it this far, then we will show you the beautiful view. Yeah, you can go. Do you want to? So basically, per prima cosa, questa è la nostra fantastica Jeep. Vi piace il colore? I'm a big man. Yeah, the only color we have. Perfect. But I like it. Yeah. Qui andiamo un po' nella natura selvaggia, nella giungla. Well, you can take the last day. Yeah. E qui c'è il bellissimo mare dei Caraibi. Ok, aspettate sì, diciamo che di solito la spiaggia con la sabbia bianca è dall'altra parte, dall'altra zona dell'isola. Qui diciamo è più rocciosa e adatto per fare snorkeling, ovvero nuotare con i pesci. Ci sono appena stato a nuotare con i pesci, infatti sono qui col costume un attimino bagnato. Mi dà un fastidio il costume dopo aver fatto il bagno nel mare, che è una cosa imbarazzante, però questi sono il prezzo da pagare per andare a nuotare con i pesci. Bellissima, bellissima esperienza. Quindi ragazzi, se sei interessato a imparare l'inglese per viaggiare, qui in descrizione trovi il link per accedere al corso completo, altrimenti ci puoi continuare a seguire gratuitamente sul nostro canale YouTube o sul nostro gruppo Facebook. So that's it, ciao ciao, bye bye, see you in the next video, ciao.